Amalia, in questo momento prevale la rabbia oppure il dolore? Non lo so, sono entrambi i sentimenti che risiedono nel mio cuore. La rabbia perché sapere che in un paese piccolo come il nostro, dove tutti ci si conosce, succede una cosa del genere e poi trovare questa indifferenza. Se qualcuno mi avesse chiamato probabilmente io sarei arrivata subito, ma assolutamente c'è. Mio Dio, cioè, io quello che posso dire è che sono arrabbiata perché non sono riuscita a fare di più, ma è addolorata perché comunque probabilmente nessuno mi ha aiutato a poterlo fare. A che ora è arrivata e cosa ha trovato? Niente, ieri mattina intorno alle 9, siccome lui è seguito dal piano sociale di zona, quindi ha una signora che viene a fare le pulizie una volta a settimana, il mercoledì esattamente. La signora mi ha contattato alle 9 dicendomi che nessuno rispondeva al suono del campanello e che comunque, siccome lui era una persona che stava sempre in giro, non l'aveva trovato qui in piazza. Io ero impegnata in altro e quindi ho detto a mia madre, stavo facendo la doccia a mia nonna, ho detto asciugo i capelli a nonna perché secondo me da zio Mario è successo qualcosa, avendo io le chiavi e quindi aiutandolo nel quotidiano perché lui non era in grado di gestirsi da solo e quindi mi occupavo di tutto quello che era, non so, la gestione delle utenze, tutto quello che si può. Ovviamente è un uomo, è stato sempre con mia nonna, quindi non è che si sapeva gestire in tutto. E quindi ho lasciato le cose che stavo facendo e sono abbasso la mascherina perché sono arrivata qui e ho visto che c'era la chiave dietro, sono riuscito a farla cadere e ho aperto la porta, l'ho spalancata avendo paura di trovarlo lì proprio dietro alla porta. Poi così mi sono abbassata un attimo e ho visto che era riverso sotto le scale in un quadretto piccolo, lui era un omone, quasi 1,80 m per 90 kg, insomma, e così, diciamo, quasi accartocciato, in un metro e dieci di spazio. E non sono riuscita ad entrare, ho chiesto alla signora delle pulizie di continuare a chiamarlo, poi lei si è avvicinata e lui era freddissimo, era cianotico, freddissimo. Cosa si aspetta da chi si sta occupando di questa situazione, di questo caso? Beh, io mi aspetto chiarezza. Io l'unica cosa che chiedo, cioè magari mio zio sarebbe morto ugualmente, se magari è morto di infarto, ma io voglio chiarezza. Cioè voglio escludere che non ci sia nulla che non risponda a questo. Quindi io non ho fatto nessuno esposto al momento, sono semplicemente stata ascoltata come persona informata sui fatti, quindi non è che io abbia fatto qualcosa di pugno perché so qualcosa di certo, assolutamente no, solo che essendo una persona informata sui fatti mi hanno ascoltato tutto qua. In fondo a questa scalinata sulla sinistra c'è l'abitazione di Mario Miozzi, che per i sanitari sarebbe morto a causa di un arresto cardiocircolatorio, ma la sera prima del decesso, secondo alcuni testimoni, il 65enne sarebbe stato aggredito riportando delle ferite alla testa. Sul caso indagano i carabinieri di Campobasso e di Toro, che stanno cercando di ricostruire l'accaduto ascoltando le testimonianze. La nipote Amalia è stata sentita come persona informata dei fatti, a sfilare davanti ai carabinieri anche il titolare del bar dove sarebbe avvenuta la colluttazione. Ha preferito non farsi inquadrare, ma ha spiegato di aver detto tutto ciò che sa. Nella mia attività, ha ripetuto a microfoni spenti, non è successo niente. Si sono abbracciati, poi non saprei. Mario era tranquillo quando è andato via. Indicazioni preziose arriveranno anche dai risultati dell'autopsia disposta dal magistrato che si sta occupando della vicenda. Io sto mettendo il manifesto per rinviare il funerale. Il funerale di Mario? Sì, perché è stato ricoverato forse per autopsia. Pensano chissà cosa, non, più di tanto non lo so. Lei cosa sa? Quando l'ha visto l'ultima volta? L'ho visto l'altro ieri, perché stavo sempre in piazza, quindi era tutto normale, un bravo ragazzo, non perché non c'è più, ma era un bravo ragazzo.
Quella sera Mario con chi avrebbe discusso prima di rientrare a casa? Si tratterebbe di un quarantenne originario di Riccia, ma di Stanza a Toro, dove abitava, in una casa che aveva ristrutturato e in passato ospite della comunità di recupero presente sul territorio.